Bentrovati in questo nostro incontro oggi per presentarvi l'avvio, la nascita di una nuova rubrica qui nei nostri studi, una rubrica periodica che si intitolerà Il dito dell'occhio, un titolo molto intrigante che è tutto un programma. E a condurla, l'ideatore soprattutto di questa rubrica è il dottor Pietro Funaro che è qui con me. Grazie di essere qua, dottore. Il Buonasera. dottore è notissimo nell'ambiente giornalistico perché ha lavorato, è stato giornalista del Mattino per anni ed è stato anche il fondatore e direttore per 15 anni di un magazine come che si chiamava Arpa Campania Ambiente il giornale dell'ambiente. Quindi questo titolo è suo, appartenente al suo, e lo riprende oggi, questi incontri li riprende oggi qui con noi. Quindi le prime domande, perché questo è solo un incontro di presentazione, che poi sarà lei a condurre questi incontri, perché il dito nell'occhio? Perché il dito nell'occhio di qualunque persona dà fastidio, attrae l'attenzione, fa sentire dolore, però consente anche dopo, con poche gocce di collirio, di rivedere bene. Che cosa voglio dire? La rubrica sarà una rubrica non d'assalto. Del resto io l'ho già sperimentata sul quotidiano Il Danaro, quando era cartaceo. È una rubrica che richiama attenzione perché tratta tutti gli argomenti possibili che interessano la gente. Un fatto particolare che ha suscitato vasta eco, un problema nascosto che tale rimane se non emerge, un'ingiustizia grave, un modo di fare delle istituzioni sbagliate, un voler nascondere le cose brutte che danno poi adito a tante altre considerazioni. Noi vogliamo scavare in questo mare o in questa terra, tirar fuori invece i frutti migliori. Ma lo faremo con serenità e con, Un proposito costruttivo, se esatto, con vogliamo. lo spirito non di Denunzia o di denuncia, assalto, come no, diceva lei. questo se no diventa cattivo giornalismo. Il giornalista deve elevare i problemi, elevare all'attenzione della comunità che lo segue, che lo legge, che lo ascolta, e indurre chi di conseguenza a risolvere questi Certo. problemi. Ma noi affronteremo anche argomenti di natura diversa, culturali, sociali, Attualità. attualità, e mai come in questo periodo nel nostro paese, ma direi in tutta l'Europa, in tutto il mondo, di problemi Ahimè, ce ne ce ne sono tanti. sono migliaia. Bene, e allora dobbiamo anche dire che giustamente, proprio per il taglio che lei ci vuole dare, non avrà una cadenza settimanale. Questo è un ulteriore, è come sottolineare quello che vuole il dottore. All'occorrenza, laddove ci sarà un'esigenza di portare alla luce, di scavare, mi è piaciuta la sua mimica, qualcosa che c'è da scavare per il bene comune, noi saremo presenti. Un giorno, 2 volte, 3 volte, 2 volte alla settimana, 10 giorni alla settimana, dipenderà da ciò che ci attrarrà, Bene, ma bene. che non deve essere un interesse nostro personale, ma Ma che a nostro sentire possa interessa essere la per il comunità. bene comune. Allora non lo so, che doveva fare gli auguri, in bocca al No, lupo. ne bocca al lupo, buon lavoro. Comunque per questo nostro canale, diciamo relativamente giovane, perché come giornalisti siamo un po' anziani, per noi è un onore averla qua, perché il dottore è stata una penna storica del nostro giornale Il Mattino, e forse per noi diversamente giovani era un esempio, un modello da seguire. Allora grazie, grazie ancora e alla Grazie, prossima. grazie a voi.